Tanta voglia per tutti ragazzi, un saluto da Mr. Frank, bentornati con questo nuovo video. Siamo qui con il recap della conferenza Sony che si è tenuta durante la notte alle 3 di Los Angeles e andiamo subito ad analizzare cosa è stato svelato durante questa conferenza. La conferenza si è aperta con un nuovo gameplay di The Last Guardian, uno dei titoli più attesi per tutti quanti gli amanti di Sony e di PlayStation in generale, al quale è seguita la data di uscita di questo gioco che sarà nel 2016, primi mesi del 2016, come esclusiva chiaramente PlayStation. Si prosegue poi con una nuova IP di Guerrilla Games, ossia Horizon Zero Dawn, un gioco inedito, esclusiva PlayStation, dove impersoneremo un personaggio femminile appartenente quasi a una tribù indiana, sembra, ma calato in un contesto futuristico, non meglio definito, in cui questo elemento, diciamo, arcaico e futuristico si mescola insieme. Da questo primo gameplay, ragazzi, vi posso dire che mi ha veramente colpito. Non vedo l'ora di sentirne parlare ancora e avere ulteriori informazioni. Passiamo poi con un nuovo trailer cinematico di Hitman, un reboot della serie, e appunto con questo trailer cinematico è stato annunciato che ci sarà disponibile una beta di questo nuovo gioco che sarà in esclusiva temporanea su PlayStation. È stato annunciato poi un nuovo Street Fighter, il 5 per l'esattezza, che sarà un'esclusiva PlayStation 4 e preordinando il gioco si potrà accedere alla beta che arriverà il 22 luglio 2015. La conferenza poi è proseguita con No Man's Sky, ossia uno dei nuovi giochi altrettanto chiacchierati durante anche gli scorsi E3. In questo nuovo gameplay possiamo vedere l'esplorazione di un pianeta. Il gioco viene mostrato in questa conferenza in quanto sarà un'esclusiva temporanea per PlayStation 4. Abbiamo poi un nuovo gioco sviluppato da Media Molecule, quindi la casa produttrice di Little Big Planet, ossia Dreams, un gioco che ci consentirà di creare un vero e proprio mondo e esplorare altri mondi creati da altri utenti. Si è parlato poi di Destiny, della nuova espansione The Taken King, che arriverà il 15 settembre 2015 con dei contenuti in esclusiva temporanea su PlayStation. È stata annunciata anche una versione da Collector Edition della stessa espansione. E poi abbiamo un nuovo trailer di Assassin's Creed Syndicate che mostra appunto dei contenuti esclusivi per PlayStation 4. Una notizia che farà gioire i più nostalgici della serie Final Fantasy è l'annuncio del remake di Final Fantasy VII. Sarà un'esclusiva temporanea di PlayStation 4. Abbiamo poi un altro titolo che i giocatori di vecchia data si ricorderanno sicuramente, ossia Shenmue 3, un nuovo gioco, diciamo, che è stato realizzato grazie a una campagna di finanziamento su Kickstarter ed è un ritorno che sicuramente farà piacere a molti di voi. Abbiamo poi un nuovo trailer di Batman Arkham Knight in uscita a breve tempo e possiamo vedere un particolare di Spaventapasseri in quanto la Scarecrow Nightmare Mission, ossia la missione dell'incubo di Spaventapasseri, sarà un'esclusiva PlayStation 4. Passiamo poi alle notizie un po' scottanti, ossia Black Ops 3, nuovo capitolo di Call of Duty, signori, che è stato mostrato durante la conferenza Sony, non quella Microsoft, per la prima volta dopo tantissimi anni, in quanto l'esclusiva temporanea dei DLC non sarà più, a partire da quest'anno, proprietà di Microsoft, bensì di Sony. E quindi i DLC usciranno per primi su PlayStation 4 e PlayStation 3 e successivamente su PC, Xbox One e Xbox 360. Non si sa adesso quanto sarà l'esclusività del contenuto, si pensa sempre ai 30 giorni classici come abbiamo visto fino adesso, ma ancora non si sa altro per questo. Si sa inoltre che la beta, che sarà disponibile nel mese di agosto, non si sa ancora una data precisa, sarà disponibile prima su PlayStation rispetto alle altre piattaforme, quindi finalmente, diciamo, qualcosa si muove in casa Sony per quanto riguarda Call of Duty. Ci avviciniamo alla conclusione della conferenza con un nuovo video gameplay di Star Wars Battlefront, con un nuovo gameplay appunto, e infine la conferenza si conclude con un nuovo gameplay di Uncharted 4, dove possiamo vedere, insomma, tutto quanto il motore grafico nel pieno della sua capacità.
Non si è parlato affatto della vociferata Collector Edition degli Uncharted precedenti, il remaster di tutti e tre i giochi della trilogia, insomma, precedente, ma soltanto di Uncharted 4. Quindi probabilmente si trattava soltanto di un rumor e non di verità. Ma comunque, se dovesse cambiare la situazione, vi faremo sapere quanto prima possibile. Bene ragazzi, questo era tutto per questo video, restate sintonizzati per altri contenuti riguardanti le tre, sempre qui sul canale, ma anche sul sito, che vi ricordo www.wagna.it, e anche sulla pagina Facebook, dove vi teniamo in aggiornamento molto più rapidamente rispetto agli altri social. Un saluto a Mr. Frank, restate sintonizzati e ci vediamo con un prossimo video.